con il presidente Benigni, a quale chiediamo un giudizio su una vittoria meritata ma molto sofferta, specialmente nel finale. Cosa ne pensa, presidente? No, penso che sono contento. Oggi devo fare un plauso a tutti i giocatori, perché il vero mostro che conoscevamo noi è uscito, giocatori che corrono su tutte le palle, che vogliono creare difficoltà all'avversario, pensando che oggi avevamo incontro una bellissima squadra, perché il Padova è la squadra che ci fa più paura, è una squadra che si magari troverà ancora al posto per collocarsi nei playoff. Pensa che forse questo 1-0 avrebbe allontanato il Padova definitivamente, o forse c'è ancora qualche chance per i biancoscudati? No, io penso che è una squadra che può benissimo ancora inserirsi nella corsa per i playoff, perché insomma, se fa una vittoria o due vittorie consecutive ci si inserisce bene. L'importante era noi oggi non perdere. Cioè, ho visto il Monza che vuole lottare, il Monza che vuole vincere, il Monza che conoscevamo noi. Già domenica a Grosseto si è visto il Monza che combatteva, che correva su tutte le palle. Oggi siamo stati determinati, abbiamo preso il gol e non abbiamo lasciato, abbiamo creato tre o quattro occasioni bellissime noi, ne hanno create un paio anche loro, il portiere nostro ha fatto un paio di parate, il loro portiere ne ha fatto un paio anche loro, per cui era una partita a viso aperto di due squadre che giocano un buon calcio, e penso che oggi abbiamo onorato veramente questo campionato. Sembra che il Monza abbia bisogno di incontrare squadre forti di pari livello per mostrare il proprio volto, dopo un periodo tra dicembre e gennaio in cui abbiamo faticato contro le squadre meno blasonate della classifica. Adesso, dopo due giornate così difficili, 4 punti sono davvero un buon tesoro per ripartire verso i playoff. Sì, indubbiamente è un Monza che con queste squadre qua